Un'entrata tra le lacrime per Paola Caruso. La showgirl è stata ospite della puntata domenicale di Verissimo per parlare della delicata situazione di suo figlio Michele e non ha potuto trattenere la commozione nel momento in cui ha varcato il salotto di Silvia Toffanin. La Caruso ha scelto la trasmissione di Canale 5 per raccontare questa vera e propria disgrazia che è accaduta inaspettatamente all'interno della sua famiglia. Il tutto è iniziato durante una vacanza al mare a Novara, forse per gli sbalzi di temperatura. Michele ha iniziato ad avere dei gradi di febbre. Ovviamente gli ho dato i giusti medicinali, ma la febbre non si abbassava. Chiamo un medico arabo che suggerisce di fargli una puntura per fargli abbassare la febbre. Io non volevo. Però poi da mamma mi fido del medico. Paola, con la voce rotta, ha raccontato del dolore provato dal piccolo a seguito di questa puntura. Poi, dopo aver rimisurato la febbre al bambino, è iniziato un vero e proprio incubo. Mio figlio si alza e cade a terra. Praticamente non sentiva e muoveva più la gamba. Io sono impazzita. Non ho capito più niente. Da quel 21 novembre la nostra vita è cambiata totalmente. La Toffanin, con gli occhi pieni di lacrime, ha chiesto all'ex Bonas se avesse poi contattato altri medici in Italia per capire bene la situazione. Sono andata subito in ospedale e hanno chiamato una neurologa. E subito i dottori hanno capito. Lia Sharm, che con la puntura gli era stato lesionato il nervo sciatico e quindi non sentiva niente, ha risposto la Caruso. Crollata emotivamente, ha poi spiegato che al bambino, di soli 3 anni, era stato somministrato un medicinale tossico. Al che la padrona di casa, allibita, ha commentato con un «non ci voglio credere».